nella 16-18 anni, classe B3. Io pregherei queste persone che sono sedute, anzi consiglierei in questo caso, di spostarsi un attimino. Sì, fate conto che queste tipologie di danze si svolgono all'interno dei palazzetti, quindi sono abituati a spazi decisamente più grandi. Accogliamoli in pista con un grandissimo applauso, sono Mirko e Clarissa. Come vedete è una coppia appunto più grande, si parla di 16-18 anni e decisamente più esperta. Per loro il primo ballo di esibizione è un samba. Abbiamo veramente tanti bimbi e tanti ragazzi che si appassionano a questo sport. Abbiamo circa 80 bimbi che praticano la danza sportiva e studiano appunto le danze latinoamericane, gli standard e le danze caraibiche. Però ci teniamo a precisare, insegniamo non solo ai bimbi o ai ragazzi, ma anche e soprattutto agli adulti. Abbiamo corsi tradizionali di ballo liscio, ballo da sala, le danze latine, le danze caraibiche, il tango argentino, le danze orientali, il boogie-woogie, abbiamo le danze country, abbiamo veramente corsi per tutte le esigenze. Potete chiedere a me se volete delle informazioni, potete guardare sul nostro sito, là troverete tutto quanto. E io ho dato a loro qualche secondo di respiro, sebbene siano molto allenati. Per Mirko e Clarissa è arrivato il momento della rumba. Somebody new, stuck in my head is a picture of you. You were the thunder, I was the rain, I'm unknown.
pubblico e Clarisse è arrivato il momento dell'ultima fatica. Voi del pubblico accompagnatoli con le mani, a loro fa piacere, è il momento del jive. You may have chosen, not my chance is over. You put me down and say I've got no work. Più tardi con un'esibizione di danze caraibiche. Grazie a te Sabina, bellissima.